Bene amici di Metal.it o Metalit che dir si voglia, rieccoci qui. Oggi è il tempo di una video recensione. Come promesso nell'unboxing di pochi giorni fa, abbiamo ricevuto, e ringraziamo per questo, dalla FM Records il nuovo CD degli Iron Savior, che si chiama Reforged, Riding on Fire. Perché Reforged? Perché sono riforgiati questi pezzi di Iron Savior? Perché questa è una compilation, si tratta di una compilation di tutti i loro brani migliori, praticamente un best of che è uscito in forma di registrazione, quindi da qui Reforge, per motivi legali. Semplicemente i primi dischi degli Iron Savior, al tempo usciti per la storica Noise, non sono più disponibili sul mercato, per questo insomma sono difficilmente reperibili, costano tanto. Voi sapete, insomma, il mercato del collezionismo diciamo lucra molto su questo fatto dei cataloghi. L'ultimo Titancraft, che fra l'altro è un disco, per carità, positivo, bello, ma non è meraviglioso, non è sicuramente il migliore della loro carriera, ha venduto moltissimo, credo che abbia venduto all'incirca degli ultimi anni sia sicuramente il più venduto, e quindi c'è stato un interesse a riscoprire le primissime cose, appunto non più disponibili. Per motivi legali la FM non può pubblicare, non può ripubblicare quelle tracce. Allora che cosa è successo? Il buon Pete Silk si è messo in testa, giustamente, e secondo noi anche se fossero stati disponibili sarebbe stata una bella idea, perché riproporre pedissequamente brani che sono già disponibili, ormai tutti noi possiamo fare una compilation e diciamo metterci i brani migliori secondo nostro piacimento. Invece in questo caso, per evitare appunto problemi di copyright o motivi legali, sono stati completamente risuonati. La tracklist, come potete vedere, diciamo, è ottima, insomma, ci sono ben 19 brani spalmati su due CD, ci sono i loro cavalli di battaglia, insomma, i loro pezzi più rappresentativi. A voler proprio scavare, cercare proprio il pelo nell'uovo, insomma, magari c'è qualche cosa, manca qualche cosa, tipo dallo stupendo Battering Ram, ad esempio, ci saremmo aspettati la presenza di Riding Free, oppure dal secondo Unification notiamo certamente la mancanza di Coming Home oppure di Starborn, però poi a conti fatti troviamo Riding on Fire, che appunto dal titolo al disco, troviamo Battering Ram, Brave New World, Eye to Eye, Mind Feeder, Mind Over Matter, Iron Savior. Tutto, insomma, Atlantis Falling, che è proprio il primo pezzo che ci ha fatto conoscere gli Iron Savior. Mentre sto parlando, da qualche minuto vedete in dettaglio il booklet che accompagna questo bel digipack veramente completo in ogni sua parte. Se vedete attentamente, cosa diciamo non riscontrabile facilmente, ci sono tutti i testi, cosa che nelle compilation diciamo non è, come detto, affatto facile. Ci sono tutti i testi, è molto ben realizzato, qualità alta, diciamo delle incisioni, della grafica, insomma tutto fatto molto bene. Diciamo, troviamo ovviamente per questa compilation risuonata, c'è cioè la formazione classica degli Iron Savior, ovviamente Pete Silk a voce e chitarra, abbiamo lo storico Eggert al basso e Kusner all'altra chitarra. Per l'occasione non troviamo più Thomas Knack, lo storico batterista ex, tra l'altro, Gamma Ray, appunto dietro le pelli, c'è Patrick Close, appena entrato proprio per la registrazione di questo Riding on Fire che proviene dagli Scanner. La sua prestazione è decisamente buona, anche se Knack, insomma, sostituire Knack non è sempre facilissimo. Per quanto riguarda come suonano i pezzi, questa riregistrazione diciamo presenta indubbiamente delle differenze rispetto ai dischi usciti quasi 20 anni fa. La voce di Pete Silk, che da sempre è un trademark, insomma, del loro sound, bella, insomma, roca, graffiante, bella piena, negli anni si è fatta molto meno acuta. Se andate ad ascoltare una Atlantis Falling, ma tanto per dirne una, ma comunque questa cosa, diciamo, si avverte ovviamente con i pezzi più vecchi, ma vale un po' per tutti i brani presenti, e poi mettete subito dopo la versione di Reforge, vi accorgerete che il buon Pete canta molto, molto più basso. Invece ho molto gradito il fatto che alcune canzoni, anzi quasi tutte per dire la verità, siano abbastanza differenti, siano stati introdotti degli elementi di novità fra la vecchia versione originale e questa, e secondo me è una cosa buona perché insomma almeno si ha qualcosa di nuovo, di diverso. Fare appunto una copia pedissequa di diciamo di brani già, vogliamo dire, perfetti e già usciti, già conosciuti da tutti noi, sarebbe stato secondo me abbastanza sciocco. L'unica cosa che mi sento di andare un pochino a criticare di questa release è la produzione, il suono delle chitarre. Io non capisco come, tra l'altro ha fatto tutto Pete, come al solito, che è un ottimo fantastico
un ottimo fonico, un ottimo produttore, ha registrato, mixato e masterizzato il tutto di persona, tra l'altro ai Powerhouse Studios, che sono degli studi appunto ad Amburgo dove lui lavora da una vita e quindi insomma conosce come le sue tasche, che magari sono suoi anche, adesso non ricordo. Comunque, il discorso è che queste chitarre, secondo me, le ha peggiorate abbastanza tanto, insomma, il sound è molto approssimativo, insomma, un po' caciarone, poco potenti, molto roboanti, ma insomma, poco nette, poco decise. Insomma, questo secondo me è l'unico lato debole, questa produzione un po' così, insomma. Però, fatto sta che, secondo me, questo è un gran bel disco, nel senso che può interessare a tutti praticamente. Questa formula è vincente perché chi ha tutto degli Iron Savior ha anche un motivo per comprare questo CD, per far solo questo CD, perché c'è questa nuova versione di tutti i brani, questa insomma riregistrazione, riproduzione, nonché appunto, come ho detto, qualche arrangiamento diverso, qualche soluzione diversa all'interno di tutti i brani. E secondo me questa è una cosa buona per chi già conosce Iron Savior, perché presenta degli elementi di novità che possono invogliare all'acquisto. Per tutti coloro che non li conoscono o li conoscono parzialmente, invece questo è un ottimo compendio, visto che appunto soprattutto i dischi a catalogo Noise sono introvabili, insomma, o comunque reperibili a difficilissimo, in maniera difficile, o comunque a prezzi non abbordabili. Beh, secondo me questo Riding on Fire fa decisamente al caso loro, perché gli si presenta praticamente tutto il best of degli Iron Savior, un grandissimo gruppo, insomma, a mio avviso gli Iron Savior sono veramente di serie B, ma non ha ragione, non ha merito, perché gli Iron Savior hanno una carriera quasi irreprensibile, diciamo. Boccio, l'unica bocciatura pesante la riservo a Megatropolis del 2007, che è un disco veramente brutto, ignobile, non capisco come gli sia uscito, perché poi tutto il resto va dal perlomeno decente, tipo Dark Assault, che fu insomma un po' così, e l'ultimo Titancraft, che è un buon disco ma nulla più, e poi c'è una sequela di ottimi dischi, Iron Savior, Unification, Battering Ram, The Landing, veramente veramente tutti molto molto belli. Bene, abbiamo cercato di fare in fretta, come al solito ovviamente per la mia prolissità non ci siamo riusciti, ma speriamo che vi sia piaciuta questa video recensione con unboxing, diciamo, incluso. Noi ringraziamo tantissimo il buon Timo Hoffman della FM Records, il buon Pete Silk, che ci rimbalza i nostri post su Facebook. Grazie a tutti e due, grazie a voi ovviamente per aver visto questa video recensione. Se vi è piaciuto il video mettete, come al solito, un bel pollice in su, così ce ne saranno delle altre, e comunque sono in arrivo delle altre, perché fortunatamente diciamo c'è un forte interesse intorno a questo, e per questo vi ringraziamo. Sottoscrivete ovviamente il canale, le notifiche, così rimarrete sempre aggiornati. Andate anche sul nostro portale, la nostra pagina Facebook, e perché no anche il nostro forum. Bene, per il momento è tutto, vi ringraziamo e che la gloria sia sempre con voi. Ciao!